era a partire dal 18, ma che si terrà adesso, sono presente. Vi ringrazio tutti per aver partecipato a questa lezione e ringrazio naturalmente Laura, con la quale è stato davvero un piacere poter condividere questo tempo e poterne confrontare, anche se indirettamente, perché poi alla Grazie fine. Antonio, è stato per me, grazie. Intanto io ci vedremo sicuramente stesso. Speriamo, volentieri. Ciao Maurizio, Ehi, saluto a tutti. se Ciao a dovessero tutti. esserci delle domande, se avete bisogno di qualche chiarimento rispetto insomma, a quello che ho detto oggi, potete contattarmi. Insomma, oggi ci sono stati un po' di problemi tecnici, abbiamo un po' ritardato e siamo andati un po' di corsa, quindi c'è stato poco tempo da lasciare a voi per le vostre riflessioni. Comunque sono a disposizione qualora vogliate insomma condividere quello che avete insomma percepito rispetto a questo evento di oggi. Grazie Antonio, grazie Ciao, a tutti e grazie a te. buona presentazione del libro. Ciao, Ciao Maurizio. arrivederci. Ciao Maurizio. Ciao Ah, Maurizio. grazie a tutti, ma anche a Sergio Lanteri che vedo ancora collegato, che ringrazio davvero, so delle Non è difficoltà. collegato Maurizio, sono collegato io sotto le dita spoglie. Ah, ecco, Sergio basta. Lanteri sono io. Infatti mi pareva un po' difficoltoso e lo avrei ringraziato particolarmente per questo ulteriore sforzo, ma ho capito che c'è stato e complimenti anche per aver risolto mediaticamente ciò delle difficoltà. Mi scuso Guarda. con tutti, ma stiamo facendo come consolazione, stiamo facendo delle sperimentazioni sociali che è la prima volta nella storia. Veramente. No, lo dico perché io sono reduce dal Comitato Nazionale per la Bioetica, dove anche noi avevamo la riunione al Ministero, alla Presidenza del Consiglio, quindi con tutte le cose, in parte in presenza e in parte in telematica. Eravamo circa una decina, tutti sparsi in quest'aulone bellissimo. Della presidenza del consiglio, no, al secondo piano, dove per entrare bisognava la temperatura, le mani, tutte quelle robe lì, tutti distanziati, uno lontano dall'altro. Per parlare dovevamo alzarci e andare a due microfoni messi nel centro della cosa l'asta che li reggeva senza dover toccare nulla e così. E poi c'erano i colleghi che da remoto parlavano, ma anche lì difficoltà perché se uno teneva acceso il microfono poi si sentivano rimbombi, nonostante, voglio dire, fosse la presidenza del Consiglio. Ecco. E se vi voglio dare così in diretta un'impressione, l'impressione generale è che la prossima volta me ne sto a casa. Perché no, ma non perché è bello andare a Roma e trovare alcuni colleghi e altre robe, ma il problema è che non c'è quel guadagno nella discussione. Quel guadagno. No, guadagno nel senso, guadagno in senso positivo, Intellettuale. intellettuale, direi non c'è quel aumento perché appunto il parlare è tutto subordinato, non è come una volta quando eravamo di fronte al tavolo che uno viola tutte le regole e gli dà la risposta immediata, no? Capite che cosa voglio dire? No, io vi do la mia impressione, secondo me il misto. No? Non risolve il misto in un dibattito, io sto parlando, non parlo del misto a un convegno in cui magari chi è lontano è contento di stare, ma sta in silenzio, capite che cosa voglio dire? Il Certo. misto in una riunione che vuole essere un brainstorming in cui si interviene direttamente sulla persona specifica. Ma non mi interrompo oltre. Lasciamo la parola a chi deve presentare. Io vi saluto perché purtroppo devo andare. Maurizio, è stato un piacere vederti in video e spero di vederti presto anche di persona.
Sì, vi saluto in altrettanto per tutti coloro che devono salutare. Grazie Laura, grazie a tutti. Ciao. Silvia Camporesi che saluto, che adesso non so se c'è Marina Mengarelli. Faccio un giro di telefonate, chiudo. Sì, ci sono. Ecco, brava, è che non ti vedevo qui. Dunque, adesso mi vedi anche. Ecco, benissimo. Ciao carissima, eccola lì. Ciao. Poi c'è Maria Teresa, comunque lascio la parola a Maria Teresa che è lei e vado a cercare, perché prima mi aveva detto Donatelli che non aveva ricevuto ancora il call, e vado a vedere. Perfetto. Maurizio, ci sono collegato. Lasciamo le telecamere accese. Chi coordina? Lasciamo le telecamere accese? Maurizio, sei muto. Non si sente. Maurizio, sei muto? Sei muto? Non si sente nulla. Un minuto che la sto chiamando al telefono. Ecco Maurizio, non ti sentivamo, ora sei tornato. Ho riattivato l'audio, ma non volevo farvi sentire la telefonata, però non mi risponde. Chiamo un altro numero. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, ti sentiamo, Maria Teresa. Non ti vediamo ma ti sentiamo benissimo. Buonasera, Maria Teresa, a te la presidenza e l'accoordinamento, grazie di esserci. Grazie a voi, grazie a tutti. Stasera siamo qui a parlare diritti che camminano di Marina Mengarelli Flaminia. Siamo, come avete già notato, alcuni in presenza e i più in remoto in questa situazione nuova. Abbiamo il piacere di avere in collegamento Marina Mengarelli Flaminia, Pier Giorgio Donatelli, Silvia Camporesi e poi qui, che comparirà fra poco accanto a me, c'è Emma Miotto, che è una studentessa del Master. Maurizio Mori, l'avete già visto. Io vorrei però prima dire qualche parola sul testo di Marina Mengarelli, Diritti che camminano. Diritti che camminano, è venuto da pensare la marcia dei diritti, una marcia che ha sempre incontra tuttora molte difficoltà, ma anche molte faticose vittorie. Quella fatica che alla fine ci fa un po' sorridere, perché un altro diritto è stato acquisito, magari un po' incerto, traballante, presciato. Nulla di facile, e tanta necessità di persone giuste, persone intelligenti, pronte a lottare, a esporsi per ottenere un nuovo diritto, specialmente quando si tratta di donne. I diritti che riguardano le donne sono i più difficili da conseguire. Gli uomini, salvo alcune eccezioni, non prestano grande attenzione ai diritti del mondo femminile. Una di queste eccezioni è Carla Bonino, che vediamo in fotografia, e ce lo racconta in un libro molto ben documentato di Marina Mengarelli Flaminia. È una lunga storia quella che racconta Mengarelli, di professione sociologa, una storia sociale e personale che va dal 1968 fino ai giorni nostri. Flaminia è sempre stato al fianco di tutti i cittadini e delle donne, fin dal consenso informato, che lo chiamiamo consenso informato sociale,
ovvero il diritto di tutti avere accesso alla conoscenza scientifica e alla scienza, soprattutto quando la scienza usa il denaro pubblico. Nella seconda metà del secolo scorso sono avvenute due rivoluzioni, sottolinea Mengarelli, quella sessuale e quella riproduttiva. Ambedue riguardano la trasmissione della vita, quindi la scienza biomedica nel primo caso ha realizzato i contraccettivi ormonali, mentre nel secondo ha conseguito tecnologie che intervengono nel processo del concepimento e ora è al lavoro su questo. Ha luogo quindi la possibilità per la donna di separare la vita sessuale dalla vita riproduttiva, una condizione che Simone de Beauvoir preconizzava già nel 1949. Queste due rivoluzioni tecniche sono anche rivoluzioni culturali portate dalla coscienza dell'autodeterminazione che è andata. Marina Mengarelli illustra questi due mutamenti epocali attraverso tutto il lavoro che Carlo Flaminia ha fatto affinché potessero avvenire. La sua vicinanza alle donne, nota anche attraverso le infinite testimonianze di pazienti e collaboratori, attraverso tutti i legami con la vita sociale e anche politica, nel senso più ampio della parola, i momenti di lotta, i momenti vicini alla sconfitta, i momenti di silenzio e quelli in cui far sentire forte la propria voce. Così hanno marcato i diritti che ormai possiamo dire nostri, ma che alle spalle hanno avuto bisogno di una lunga, intelligente e volenterosa presenza. Carlo Flaminia è una figura autorevole che ha lavorato con passione. Marina Mengarelli non è soltanto una persona, è anche la compagna sempre pronta a affrontare le mille battaglie che nella loro vita si sono prospettate. Anche per la libertà di morire si sono sempre battuti, anche quando la comunità era alta e si rischiava di diventare immortale. Ma c'è un aspetto, anzi una sua caratteristica che mi permette di dare, la medicina delle piccole virtù, ovvero l'abilità di ascoltare i pazienti, la compassione come capacità di entrare in pace dell'altro, capire la sofferenza e la fragilità, la capacità di rispettare la dignità di ogni paziente, per stare al suo fianco, consapevole del dono ricevuto. E la fiducia del paziente. Non c'è più. Faccio molto fatica a dire questa frase. A me l'onore e il piacere di conoscerlo, mancherà il sorriso costantemente accogliente, le grandi capacità di clinico, la sua sapienza, la sua saggezza e la sua ironia, la sua sensibilità e la forza sempre dimostrata nelle cose di civiltà. Grazie. La parola io adesso a Maria Pina Mastrelli, che ringrazio di cuore per essere con me. Grazie Maria Teresa, mi sentite tutti? Sì. Sì, sì, bene. Bene, grazie a tutti. Sì, queste presentazioni, anzi direi la presentazione di questo libro in particolare, come potrete tutti immaginare, è un po' più complessa per me di qualunque altro libro. Però ci ho pensato su e ho deciso che era anche un modo per tenere Carlo qui vicino, tenerlo vicino a me, venire vicino agli altri, a quelli che, ai quali lui ha voluto bene e quelli che gli vogliono bene, e quindi ho deciso di farlo. E lo facciamo in questa forma più complicata da gestire, ma insomma cerchiamo di arrivarlo e a farlo ugualmente. E questo è un libro che personalmente avrevo pensato avrebbe dovuto scrivere Carlo. Gliel'ho detto tante volte, gli ho detto che la sua vita mi sembrava un esempio, era comunque un punto di vista su un pezzo di storia italiana, insomma, quindi credevo che sarebbe stata una cosa utile, specialmente per le nuove generazioni, per i ragazzi e i ragazzi, per raccontare un pezzo della nostra vita, della nostra storia,
con uno sguardo, attraverso lo sguardo di Carlo, che è sempre stato uno sguardo, come dicevi tu Maria Teresa, diciamo dentro la vita, ma anche molto, ma anche lontano, nel senso ironico, sempre con un grande umorismo e con una, diciamo, contemporaneamente molto serio ma anche molto sorridente. E lui non ha mai voluto scriverlo, questo libro. Gli è sembrato sempre un'idea un po' sciocca, perché non credeva che la sua vita potesse essere, diciamo, interessante per la vita e l'esperienza di altri. E allora io l'ho scritto. L'ho scritto, gliel'ho fatto leggere a libro finito, e soltanto a quel punto abbiamo aggiunto delle cose, diciamo, dei dettagli, ecco, delle informazioni che io non avevo completamente, anche se avevo già raccolto molte informazioni da molti dei suoi collaboratori, da amici, così. E quindi lui ha visto il libro finito. Dopo, solo dopo, molto dopo, mi ha detto che era molto preoccupato all'idea di leggere questo libro, perché non sapeva bene in che maniera io me la sarei potuta cavare a parlare di cose private e pubbliche nello stesso tempo, nelle stesse pagine. Insomma, era molto preoccupato. E l'idea quindi è un percorso, l'idea era ed è quella di fare, di portare con noi le nuove generazioni in un percorso, in un racconto dei diritti civili in Italia in tutti questi anni. E ripercorrendo quel periodo, ripensandoci, parlando con alcuni dei collaboratori di Carlo, con molte altre persone che ci sono state, che sono state, diciamo, descritte anche nel libro e raccontate nel libro, mi sono resa conto veramente, forse anche più di quanto non fossi in precedenza, di quanto sono stati densi di fatti, di avvenimenti, di vicende, di esperienze, di cose veramente che hanno lasciato un segno. E quanto questa storia invece alla fine sia ormai in secondo piano. Ecco, l'idea era di riportarla ad un piano più ravvicinato. Mi fermo per questa prima tour. Maria Teresa. Sì, stavo parlando. Non c'è Pier Giorgio. Sì, c'è. Non sento nulla. Devo intervenire ora? Sì, puoi intervenire, grazie. Grazie Maria Teresa, grazie. L'invito alla voce arriva? Sì, arriva, arriva. Ciao Pier Giorgio. Ecco, un abbraccio molto affettuoso a Maria innanzitutto. Parlo solo qualche minuto, come mi è stato chiesto. È un bellissimo libro di cui ora dirò alcune cose. È anche difficile, per Marina certo di più, presentarlo, e quindi presentarlo perché Carlo non c'è più, e poi presentarlo in questa maniera che, a cui ci siamo un po' abituati, diciamo che stiamo costruendo una nuova naturalezza attorno a questo tipo di tecnologia, però anche col Covid, distanza fisica, se non un abbraccio, ci sarebbe voluta. Quindi do il mio abbraccio affettuoso a Marina. Un libro molto bello che rievoca una vita, un'epoca, a partire da questa magnifica copertina, che è bellissima. È una straordinaria copertina e ha il potere, diciamo, Carlo Flamini in questo negozio che illustra i problemi, diciamo, della salute riproduttiva a un gruppo di donne. Siamo, immagino, negli anni 70, con le scatolette di tonno Star, che sono un po' come le cartine del pomodoro Campbell di Warhol. È una straordinaria, diciamo, fotografia che rievoca, diciamo, un'epoca e una persona, perché mi sembra che il libro, Marina, è riuscita in maniera molto riuscita, mi sono ripetuto un bisticcio di parole, in maniera molto felice a mettere insieme un'epoca e una vita. Lo ha fatto con un linguaggio che mi è piaciuto molto, un linguaggio che ha un tono, e quindi c'è una qualità letteraria del libro che vorrei sottolineare, perché non è facile. C'è una qualità letteraria, è un libro che ha un tono, ha una intimità, ha una confidenza, e restituisce anche Carlo e l'autrice stessa in tutte le dimensioni che noi conosciamo, chiunque lo abbia conosciuto, che è la dimensione dell'ironia,
ma anche del sarcasmo e comunque diciamo dello scarto critico ironico verso le situazioni. Il libro è costellato di piccoli episodi, racconti, battute molto divertenti. Adesso l'ho ripreso in mano questo pomeriggio, quindi mi ricordo uno alla fine del libro, quindi che diciamo il CNB, il Comitato Nazionale di Bioetica, che prende una decisione all'unanimità, all'eccezione di Flamini. All'unanimità con l'eccezione di Flamini. E quindi Marina dice: va bene, Flamini, Carlo non ha mai voluto avere un'anima, quindi diciamo è l'unanimità. È un libro pieno di questi racconti ironici, è pieno di humor, è pieno di un piacere della vita, che era una cosa che arrivava immediatamente in maniera potente, forte, ricca, stando un po' a parlare con Carlo Flamini. Ho detto e torno perché voglio organizzare un minimo pensiero attorno a queste due parole con cui ho cominciato, una vita e un'epoca, cioè qua emerge qualcosa che Marina è stata molto, molto brava a fare, cioè a raccontare la vita di una persona che ho conosciuto molto bene, che è stato il suo compagno, il suo marito, da quando era molto giovane, e quindi la vita di una persona che incarna da corpo un'epoca intera, e quindi naturalmente Carlo è stato molto bravo a fare questo e Marina è stata molto brava a raccontarcelo, quindi è un libro che ci racconta un'epoca, quindi con una qualità letteraria, con un tono, con una intimità di scrittura, ma è anche una ricostruzione di un'epoca. Io riprendendo il mando oggi pomeriggio, l'avevo letto quando me l'aveva mandato, ho pensato che questo è un libro che si può anche usare nell'università, perché in effetti è molto preciso nel ricostruire fatti, situazioni e circostanze. Ci sono decenni dagli anni 60 della vicenda nazionale, che ovviamente è una vicenda che riguarda, come dire, le culture democratiche globali, quindi è una vicenda che riguarda il pianeta, c'è una ricostruzione molto precisa di fatti, circostanze e cambiamenti culturali. Ho detto che lo rende utile anche proprio da fare leggere agli studenti e quindi è una persona ed è un'epoca. Che epoca è? Allora Marina è molto efficace nel raccontare qualcosa di straordinario che sta diventando quasi ovvio perché è vicino a noi, quindi non abbiamo la distanza ancora storica sufficiente per avere il senso della rivoluzione. Cioè sappiamo che è una rivoluzione, certamente noi professionisti, però è in qualche modo vicino, appunto, è stato incarnato da una persona che ora non c'è più, ma c'era fino a qualche momento fa e c'eravamo tutti. Vale dire una rivoluzione che Marina spiega molto bene, adesso poi non la ricostruisco, se ne parlerà casomai più avanti, che è questo intreccio importantissimo che chiaramente è una storia, diciamo che è una storia che può anche andare indietro di qualche secolo, non molti, cioè con la rivoluzione scientifica ed industriale, ma è fondamentalmente qualcosa che avviene in pochi decenni, che riguarda il ruolo della donna, che riguarda la sessualità, la riproduzione, la scienza, la democrazia, la cultura, le leggi, tutte queste cose si intrecciano in una serie di tappe fondamentali che Carlo Flamini, diciamo, di cui Carlo Flamini è sempre fondamentalmente protagonista nazionale e internazionale, ma certamente protagonista nazionale. Quindi mostra molto bene come queste cose che poi sappiamo, ma non le abbiamo forse ancora sufficientemente metabolizzate nella loro radicalità, cioè questo cambiamento gigantesco che riguarda il ruolo della donna, un'eguaglianza, sono tutte cose che si possono raccontare con strumenti culturali diversi, quindi evidentemente quello che dico può anche essere contestato, ma insomma un'uguaglianza che è innanzitutto guadagnata sul piano sessuale, liberandosi, diciamo, dalla necessità della riproduzione, innanzitutto ovviamente con l'anticoncezionale. Quindi c'è una rivoluzione, tecnicamente parte in Svezia negli anni 50, arriva negli altri paesi europei negli anni 60 ed è completa negli anni 70, cioè una rivoluzione che, diciamo, realizza qualcosa che non si era mai visto nella storia dell'umanità, quindi una cosa enorme, e che porta con sé appunto strumenti tecnologici della medicina, che cominciamo con la pillola, ma poi si va avanti con tutto il resto, con la fecondazione assistita e così via, le cose di cui Carlo Flamini è stato protagonista, perché le ha portate in Italia, le ha realizzate, si è preso cura delle donne, va bene, e quindi che coinvolge la medicina e i progressi della medicina, ma coinvolge anche la trasformazione chiaramente della cultura, la trasformazione della cultura, dei codici, degli atteggiamenti, delle relazioni intime, del senso della percezione di se stesse, delle donne e di maschi e di tutti, e poi coinvolge naturalmente anche le leggi, la politica. Quindi è un cambiamento di epoca,
Marina fa incontrare una vita e un'epoca, e questa vita interpreta un'epoca che è un cambiamento di epoca, è un cambiamento di epoca, e noi siamo, diciamo, lo abbiamo alle spalle con cose nuove che si aprono. E, è un cambiamento di epoca che ha, diciamo, che si incarna poi di fatto in maniera molto efficace in Carlo Flamini, una serie di tappe che poi lei ci racconta in maniera molto precisa, quindi adesso qualcuno me l'ero segnata, ora la ricerco nei miei appunti, ma insomma sono negli anni 60 e 70, tutto il tema di quello che noi ora chiamiamo, allora non si chiamava salute riproduttiva, quindi il tema della contraccezione, della pillola, e con tutto ciò che questo significa di difficoltà, come dire, concreta, medica, ma poi anche politica, quindi anche è un libro che racconta, perché molte cose le sapevo e invece molte altre non le sapevo, di Flamini, che ho avuto la fortuna di conoscere assieme a Marina ormai da tanti anni, e che riguardano anche proprio sue difficoltà politiche, che è stato un po' messo bando, in difficoltà, ricercato dai magistrati, insomma tante cose anche che, viste naturalmente con l'occhio di adesso, ne hanno fatto una vita che ha tutta la dimensione dell'avventura, ecco, come dire, un qualche eroismo morale della persona che poi concede anche la dimensione dell'avventura, e quindi è una vita ovviamente bellissima che lui ha fatto. Quindi diciamo gli anni 60 e 70, la riproduzione assistita, quindi poi ovviamente 60 e 70 la pillola, poi naturalmente 70 la riproduzione assistita, quindi Flamini porta, diciamo, la fecondazione assistita, la FIVET, eccetera, tutto quel tipo di ricerca e di pratica in Italia, e lui in particolare a Bologna con il suo centro che lui poi dirige, che poi Marina spiega per 20 anni, poi passa, quindi insomma spiega tutti i passaggi, insomma il ruolo che ha avuto a livello a Bologna, ma cioè nazionale, quindi la ricerca sull'utero artificiale negli anni 80 e poi molte altre cose che riguardano la medicina, ma chiaramente poi diventa preminente il ruolo di Carlo Flamini dagli anni 90 in poi, dagli anni 80-90 in poi, che è culturale, che è un ruolo culturale a tutto tondo, riguarda l'esperienza politica, che è un'esperienza politica vissuta, penso, appunto io non lo conoscevo e non me ne ha parlato molto, e quindi lo apprendo dal libro, non so molto che è l'esperienza politica a Bologna come consigliere, come presidente del Consiglio Comunale, è un'esperienza politica nazionale che non ha successo, ma d'altronde è l'esperienza politica laica e democratica che non ha mai avuto un effettivo successo di partito, di rappresentanza solida in questo paese, quindi questo evidentemente è una cosa che conosciamo, ma è poi anche l'esperienza molto lunga, fondamentalmente fino a quando poi Carlo non c'è stato più, fino a qualche anno fa, al Comitato Nazionale di Bioetica, che lui ha affrontato con passione, con interesse, con diverse poi fasi di evoluzione, che è un'esperienza a cui ha tenuto molto, è l'esperienza culturale e di battaglia politica nazionale su temi, dove è chiaramente è stato un momento centrale per lui, per molti di noi, la legge terribile, e 40 ciò che l'ha preparata, e quindi poi il referendum del 2005, ed è poi anche l'esperienza culturale di Carlo, autore non solo della sterminata produzione scientifica sui temi della riproduzione, sui suoi temi come professore universitario, come ricercatore, ma anche la produzione, non solo la cultura straordinaria di Carlo, che ne ha fatto anche uno scrittore di gialli, che ne ha fatto, ma in particolare poi Carlo Flamini, che parla della riproduzione in molti libri, delle più grandi, importanti case editrici del paese, quindi diciamo una disseminazione, come dice Marina, è il termine che ora usiamo, della cultura. Quindi diciamo emerge, e mi avvio a concludere, in maniera molto bella, ecco, mi tocca in particolare perché riguarda Carlo Flamini, che ho conosciuto qui, molto legato, ecco, e ora non c'è più. E quindi racconta in maniera molto bella una vita, ma è una vita che incarna un'epoca, e questa epoca è un'epoca di cambiamento d'epoca. E Marina mette insieme tutti questi fili in questo libro molto efficacemente. Poi, ora non voglio trattenermi, ma poi Marina ha anche le sue
opinioni che meriterebbero ora di essere discusse, che sono opinioni in parte condivise col compagno, in parte forse no. Comunque, insomma, c'è tutto un lavoro che ora bisognerebbe fare, che non faccio, di approfondimento della voce dell'autrice, che non è una voce solo che racconta un'epoca e una vita, ma è anche una voce che racconta le sue posizioni. Quello che mi ha colpito adesso, all'inizio del libro, ci sono tante cose, ma cito solo quella, è come Marina, ed è una posizione che poi noi abbiamo, di cui abbiamo parlato molte volte insieme e che io condivido larghissimamente, è un terreno che ci avvicina o che o semplicemente un terreno su cui camminiamo insieme, ed è questo puntare sulla libertà. Quando Marina racconta come il tema, diciamo, spiega, svolge la questione del fare i figli, che queste società, diciamo, democratiche avanzate fanno meno figli, chi fa i figli, le persone, questo particolare problema che sembrerebbe che poi le persone più attrezzate culturalmente, eccetera, non fanno più i figli, fanno i figli le persone meno attrezzate culturalmente, ci sono una serie di paradossi, di questioni, e rispetto al quale si può immaginare varie soluzioni. Marina ricorda quella ingloriosa della ministra Beatrice Lorenzin della campagna per la fertilità, e lei dice: noi dobbiamo puntare sulla libertà, non ci sono scorciatoie autoritarie, paraautoritarie, paternalistiche, no, non bisogna puntare sulla libertà. E lì sviluppa un tema con cui chiudo, che secondo me è veramente importante, fondamentale, e ovviamente riguarda anche le altre circostanze della vita, della medicina, della bioetica, dei diritti civili, e quindi anche alla fine della vita, ma lei lì all'inizio del libro lo svolge per l'inizio della vita, sul fare, mettere al mondo, crescere i bambini, e io penso che sia molto importante questo tema per come Marina lo svolge, cioè che noi dobbiamo puntare sulla libertà, che significa il desiderio delle persone di mettere in mondo i bambini, avendo sdrammatizzato, diciamo, i grandi abissi, l'abisso, diciamo, tra, come dire, che riguarda la procreazione come qualcosa di sacralizzato, che riguarda Dio, che riguarda la natura, che riguarda, diciamo, avendo riportato tutto il tema del mettere al mondo i bambini, del crescerli, alle esperienze quotidiane, ordinarie, alle piccole felicità e alle piccole virtù, un'esperienza di Natalia Ginzburg che ricorre, che non sapevo che Carlo anche usasse. Carlo Flamini voleva una medicina delle piccole virtù. Ecco, allora Marina vuole puntare sulla libertà come qualcosa che riguarda le esperienze ordinarie, le piccole felicità e le piccole virtù, e quindi, come dire, fare un progresso su questi temi in questa dimensione e non nella dimensione dall'alto, e nella dimensione quindi paternalistica. Questa scommessa della libertà mi sembra molto bella, è la scommessa della libertà, che è anche la scommessa ovviamente della vita di Carlo, che ha affrontato tutto ciò a cui, come dire, affrontato tutto ciò che gli capitava per portare, per realizzare le sue convinzioni, il suo interesse, la sua cura, e affrontando le conseguenze è stata, ed è terribile che sia, è stata e non è, ma è stata una vita bellissima, piena, che Marina ci racconta in modo che per me ha anche il tratto della commozione. Grazie. Ok, allora va bene. Allora, grazie Pier Giorgio. Adesso passiamo la parola a Silvia Camporesi. Grazie per avermi invitata. E mi sentite? Sì, bene. Grazie. Io mi presento, mi collego da Forlì, la mia città natale, che condivido con Carlo e con Marina, ma lavoro al King's College a Londra, dove sono professore di bioetica, e veramente sono molto grata dell'opportunità di poter dire qualche parola su questo bellissimo libro, che veramente mi ha emozionato e che penso abbia una rilevanza oltre all'Italia. Intanto devo scusarmi se non parlo con l'eleganza di Pier Giorgio Donatelli, e di solito
parlo in inglese, quindi se vi sembro un po' titubante è perché non sono fluente nella mia, purtroppo, nella nostra bellissima lingua. Comunque, ho qualche appunto qui di fronte a me. E di nuovo, e vi ringrazio. Ho letto questo libro a luglio di quest'anno. Mi ha veramente parto dalla premessa di Marina in cui scrive che sui diritti civili, perché diritti che camminano? E penso che sia veramente importante soffermarsi sul fatto che niente per sempre, neppure diritti che ci sembravano assolutamente solidi, acquisiti stabilmente, una volta per tutte. E pagina 17, perché rimangano tali bisogna continuare a impegnarsi nella loro difesa. E poi verso la fine del libro, con una frase che mi è piaciuta veramente molto, Marina dice: i diritti, le libertà, l'autodeterminazione camminano con le gambe delle donne e degli uomini, attraversano letteralmente i loro corpi, non scadono. Ma non sono soprammobili, non si tratta di trofei che possiamo lasciare in giro per casa a prendere polvere. Quindi veramente delle frasi scritte, come diceva Pier Giorgio, con uno stile e con un'efficacia che sono un piacere da leggere. Dunque, io ho qualche appunto e devo dire, io ho conosciuto il professor Carlo Flaminia all'Università di Bologna nel 2004, quando ero un'allieva del Collegio Superiore. Non ho studiato medicina, ho studiato biotecnologie e poi da lì sono passata alla filosofia della medicina, alla bioetica, studiando nel Regno Unito, dove sono nel 2009. Il professor Flaminio insegnava questo corso che si chiamava Fisiopatologia della riproduzione, e ha un gruppo di studenti universitari di altre materie, perché appunto era lo scopo di questo corso, era un corso extracurricolare, co-curricolare, interdisciplinare. E recentemente, in seguito appunto alla scomparsa di Carlo, ci siamo risentiti con i miei compagni di corso. In realtà non erano compagni di corso, erano compagni di collegio con cui abbiamo condiviso il corso di Flaminia. Ognuno di noi aveva un qualche ricordo veramente netto della sua capacità di trascinare, di entusiasmare persone che non erano quelle, i suoi studenti di corso. Subito, più recentemente, mi ero sentita al telefono con Carlo durante il lockdown qui a Forlì, parlando della situazione in Inghilterra. Mi ricordo che avevamo discusso, mi aveva colpito il fatto che avesse subito individuato il dilemma etico, uno principale della mancanza di adeguata protezione sanitaria nei professionisti della salute, nei medici e nei dottori. Allora, io vorrei dire che questi diritti che camminano è il fatto che non debbano essere considerati dei trofei, dei soprammobili, ma sono una cosa viva che noi dobbiamo difendere. Questo non è solo un problema dell'Italia, ma è un problema più vasto. E dal punto io mi considero, nella mia professione, mi definisco una bioeticista, e qui è una professione sicuramente che può essere criticata. Infatti anche Marina, anche in questo libro, a volte no, parla della bioetica come qualcosa che, magari anche con tutte le migliori intenzioni, però è finita non avere un certo quale paternalismo che ha provocato più danni, volendo proteggere le donne invece di lasciarle alla loro libertà di autodeterminazione. Quello che sto vedendo, io posso parlarvi della mia prospettiva britannica e statunitense, che è il mio ambito professionale, è un'erosione dei diritti della donna. Allora, io insegno bioetica e bioetica della riproduzione a studenti di master al King's College London, e quando mi dicono che abbiamo i diritti della donna riguardo alla possibilità di avere un aborto, alla possibilità di scegliere con chi o quando, come procreare, quello che in inglese si chiama reproductive freedom, libertà riproduttiva. Ora li vediamo in realtà che vengono erosi da vari punti di vista, anche da alcuni punti di vista di una bioetica
che, come descrive Marina nel libro, magari può avere le migliori intenzioni. Per esempio, sia negli Stati Uniti vediamo delle leggi di protezione del feto, Fetal Protection Laws, che vanno a diminuire la significatività morale della nascita. Quindi noi vanno ad attribuire al feto diritti completi di una persona, dove persona viene inteso come valore morale, colui che ha diritti completi, e quindi questi vanno a diminuire, infringere i diritti della donna. Le leggi di protezione fetale hanno visto varie donne, questo negli Stati Uniti, in Australia, ma anche in Inghilterra, essere o messe ai servizi sociali o anche agli arresti perché avevano comportamenti che erano considerati dannosi per il feto. Uno degli esempi di casi legali che sono visti negli anni recenti è stato quello di donne che assumevano alcol. Ma quindi quello che vediamo è un cambiamento dei diritti della donna riguardo alla sua capacità di autodeterminazione nella riproduzione, cose che noi pensavamo assodate, pensavamo di poterci sedere sopra. In realtà la sedia scricola. Adesso non ho messo un post-it nel libro, ne ho vari, ma c'è una bellissima immagine in cui Marina, magari dopo, quando risponderai, la puoi ritrovare. Ci si siede pensando di essere seduti su una solida sedia, invece non è così. E questo è quello che vediamo da vari fronti. Anche le tecnologie ecografiche, che normalmente possono essere, si pensa abbiano un valore neutro, in realtà non hanno un tale valore neutro. Di nuovo negli Stati Uniti, a donne che vogliono, in alcuni stati, perché sappiamo che poi dipende, ma in Texas, in Alabama, donne che vogliono ricorrere all'aborto, e gli viene proposto di avere un'ecografia in cui poi il medico curante deve leggere una descrizione di come il feto, che non viene chiamato feto, ma viene chiamato baby, quindi gli viene dato una connotazione morale, bambino, quando sappiamo che questo non è il caso. Quindi la donna che ha richiesto un aborto gli viene proposto di dover fare una ecografia e dover ascoltare il medico che le narra come il feto o il bambino che appare di fronte a lei appaia attraverso l'ecografia umano e abbia sorrida o sia triste o si ciuccia il dito e abbia tutti questi attributi morali che fanno sì e sono esplicitamente mirate al fatto che la donna si debba ripensare. Un altro campo in cui Carlo si era occupato, questo collaboratore di cui Marina parla nel libro, è quello della contraccezione maschile. Carlo era avantissimo, non se vogliamo veramente che la donna si possa autodeterminare nel campo della riproduzione, allora dobbiamo far sì che le aziende farmaceutiche e lo Stato investano nella contraccezione maschile. Questo non è stato il caso per decenni, forse ora finalmente vediamo. Recentemente ho assistito sempre online al congresso nazionale della Società Europea di Ginecologia e Ostetricia. C'erano delle sessioni sulla contraccezione maschile che mi ha fatto non ben sperare pensare al libro di Marina e all'impegno che Carlo aveva già. A proposito, 30 anni fa, questo è il capitolo 16 che parla della contraccezione ormonale maschile. Mi ha anche colpito, ne parlava già, il capitolo sul Comitato Nazionale di Bioetica, il fatto che Carlo e il suo impegno si sia poi tradotto in varie fasi, una prima di entusiasmo, una seconda di contenimento dei danni e una terza di resistenza. Marina parla dei pizzini, che quindi infatti sono delle immagini veramente, veramente belle in questo libro. Quindi a pagina, un altro post-it, a pagina 125, Carlo dice:
Ecco, per parlare delle fasi del coinvolgimento di Carlo nel CNB, nella fase più recente il suo contributo si è concentrato sulla stesura di documenti di minoranza o codicilli, che Carlo dice che vengono affettuosamente chiamati pizzini dei perdenti. Ha sempre raccontato che sì, vengono anche allegati, cosa molto diversa dall'essere contenuti direttamente all'interno del documento. Qualcuno li leggerà anche, ma nell'opinione non c'è traccia. E qui mi era venuto in mente anche un altro recente codicillo di dissenso di Maurizio, ma sarebbe veramente bello poter vedere tutti questi codicilli di Carlo raccolti e commentati. Infatti, come sappiamo, Carlo era veramente prolifico e quindi uno di questi codicilli era sul parere dell'obiezione di coscienza, che dal punto di vista della bioetica è veramente una contraddizione, possiamo dire, che un medico, un professionista sanitario e poi anche farmacisti o possano fare obiezioni di coscienza e quindi far sì che una legge o un diritto della donna, per esempio, ad avere un aborto, poi in pratica non esista. Le parole contano e come scrive Marina, il modo in cui ci riferiamo a una certa pratica ha connotato, ha un valore. Per esempio, Marina scrive: abbiamo cominciato con il chiamare la fecondazione con il termine linguisticamente più morbido di procreazione, che ricorda l'idea religiosa del concepimento. Questo adesso può sembrare qualcosa che non ci facciamo neanche caso perché siamo abituati a parlare di PMA, di procreazione mediatricamente assistita, ma c'è una bella differenza dal punto di vista etimologico e del linguaggio parlare di procreazione o di fecondazione. Anche in inglese, in realtà, leggendo il libro di Maria, ho pensato anche in inglese parliamo di procreative freedom, libertà procreativa, che viene il legal scholar John Robertson, che negli anni 80 ha scritto di Procreative Freedom. Più recentemente si parla di scusate, Reproductive Freedom, ma la differenza tra Procreative e Reproductive è la stessa differenza che andiamo a vedere tra procreazione fe e fecondazione. Chiaramente le parole contano e il libro che è scritto veramente benissimo, un piacere da leggere, ci ricorda cosa dal punto di vista morale bisogna soffermarci sulle parole che vengono usate. Mi avvio a concludere questo piccolo intervento. Come dicevo all'inizio, io mi considero una bioeticista. Quando insegno a studenti di master in bioetica, quindi adesso ho appena iniziato il trimestre online al King's, io insegno da qui per questo trimestre e nuovi studenti ogni anno, è un master che dura un anno, in cui noi diciamo: ma cos'è? Chi è il bioeticista? Cosa fa? E qui ci sono varie opzioni, ci sono varie possibilità. Per esempio, Carlo, e sembra anche leggendo il libro che Marina sia d'accordo, vede la bioetica come qualcosa di descrittivo, la presentazione di varie posizioni, di vari paradigmi. Mentre all'interno del CNB, del Comitato Nazionale di Bioetica, vengono proposte, si ha un altro tipo di visione della bioetica, vengono proposte raccomandazioni che poi vanno alla politica che le fa sue. Allora ci sono due modelli diversi che sono veramente importanti adesso nel contesto della pandemia, cioè qual è il ruolo degli esperti scientifici, ma anche degli esperti di etica, di bioetica, qual è il loro ruolo nel fornire delle raccomandazioni alla politica? Dobbiamo fermarci a produrre una bioetica descrittiva o dobbiamo in pratica schierarci da qualche parte? Io penso che non sia possibile avere una bioetica che sia solo descrittiva,
anche se quello può essere il nostro ideale, penso che non sia un ideale che sia effettivamente possibile da raggiungere, quindi siamo in qualche modo costretti a schierarci, e se riconosciamo che questo è inevitabile proprio per il linguaggio che usiamo e per il tipo di strumenti culturali, di argomenti che scegliamo di adottare quando parliamo di autodeterminazione della donna o di fine vita o di criteri etici per allocare scarse risorse come nel contesto della pandemia, allora è necessario fare prima un'opera di riflessione e poi sapere che ci si posiziona da qualche parte, che la bioetica è anche politica. Resta il fatto, e qui concludo e condivido una frase scritta da Marina, l'ultimo post-it, pagina, il capitolo, questo, a pagina 132, dove Marina parla del campo della bioetica e scrive: resta il fatto che la bioetica è un campo culturalmente interessante con una possibile agenda molto più ampia delle situazioni di inizio e della fine, di inizio della vita e di fine della vita, perché include anche la questione ambientale, la salute e la gestione di scarse risorse. E questo è veramente un punto importante che non ho visto altrove e che penso sia importante sottolineare. Se pensiamo alle origini culturali della bioetica come disciplina accademica, come movimento sociale, come movimento culturale, possiamo andare a risalire negli Stati Uniti a due attori principali: Farrell Selau Potter, l'oncologo americano che nel 71 scrisse il piccolo libro Bioethics, A Bridge to the Future, la bioetica come un ponte verso il futuro, che sulla copertina aveva il mondo, la Terra, e la sua definizione di bioetica era veramente una scienza che potesse unire il bios, la vita, e l'etica per consentire la sopravvivenza della specie umana in un futuro anche lontano, quindi molto oltre le generazioni che possiamo pensare in termini di figli o di nipoti, quindi consentire la sopravvivenza della specie umana. Quindi c'erano questioni ambientali, erano all'ordine del giorno, questioni della sovrappopolazione del nostro pianeta e questioni di cambiamento climatico. Questa è un tipo di visione della bioetica che è importante, secondo me, andare a riscoprire e che mi ha fatto pensare leggendo questo libro. Davvero un libro bellissimo, anche commovente, come diceva Pier Giorgio. E per concludere, penso che per me la frase più importante è stata veramente questa: non consideriamo i diritti che pensiamo di aver acquisito come soprammobile o trofei che possiamo lasciare in giro per casa e prendere polvere, perché potremmo non ritrovarli più. Grazie. Grazie Silvia, grazie davvero. Grazie a Silvia Camporesi. Adesso passiamo la parola a Emilio Otto, che con molta passione ha letto il libro, è una studentessa del nostro master in bioetica, e con molta passione ha letto il libro e ha preparato una presentazione. Lascio la parola. Buonasera a tutti. Come iscritta al Master di Bioetica sono chiaramente interessata alla storia che ha visto nascere la bioetica in Italia e anche i personaggi che hanno contribuito al suo sviluppo. Perciò la lettura di questo libro mi è stata molto utile e interessante. Il filo conduttore è, come è stato fatto notare, il cammino citato nel titolo, e con questo tema Marina Mengarelli Flamini, l'autrice del libro, c'entra due obiettivi. Il primo è ovviamente quello di far conoscere al lettore il marito Carlo Flamini, che è una figura poliedrica di medico innanzitutto, ma di ricercatore, pioniere della fecondazione artificiale in vitro, divulgatore e scrittore, ha scritto un sacco di libri e divulgativi, anche appunto, come è stato ricordato,
di svago e anche articoli su Nuità, 130 articoli, e politico, e ha avuto una parte importante nell'affermazione dei diritti civili di cui oggi godiamo tutti. Il secondo obiettivo che c'entra con questo titolo è l'autrice è quello di spronarci all'impegno personale per accompagnare il cammino di questi diritti, proprio perché, come è stato ricordato, questi diritti non se ne stanno buoni e fermi dove decidiamo di metterli, ma si spostano e si usurano, e, in quanto il mondo è in perenne movimento e quindi anche i diritti possono avanzare o arretrare. Un esempio di questi diritti presi in considerazione nel libro è il diritto a interrompere una gravidanza da parte della donna se questa non è desiderata, sancito con la legge 194 del 78 che ne permette l'interruzione entro il terzo mese. Sappiamo però che questo diritto è stato molto eroso dal ricorso sempre più massiccio dei medici all'obiezione di coscienza, che pure era prevista nella legge, ma ha fatto sì che in alcune regioni sia diventato impossibile ricorrere all'interruzione di gravidanza entro il terzo mese, obbligando la richiedente a spostamenti in altre regioni o ad altre cose che possiamo immaginare. E quindi questo ha fatto compiere un arretramento al diritto della donna, mentre la recente possibilità concessa dal Consiglio Superiore della Sanità di poter utilizzare la RU 486, la pillola abortiva, al proprio domicilio o in degli hospital senza i 3 giorni di ricovero precedentemente richiesti, ha fatto fare un piccolo passo avanti a questo diritto. Ci sono naturalmente altri diritti presentati che corrono il rischio di retrocedere. Ad esempio, Carlo Flamini fu il promotore dell'istituzione dei consultori familiari, luoghi in cui la donna può trovare consiglio e assistenza nei campi che la riguardano, soprattutto la riproduzione e le ragazze della contraccezione, visto che oggi sembra non più diffusa questa conoscenza. E questi consultori sono poi diventati legge in tutto lo Stato, ma oggi sono un po' a rischio, sia per la scarsità di risorse, sia per lo fascismo che alcuni esercitano appunto verso l'informazione in questi campi. Un capitolo che ho trovato molto interessante è quello che racconta la nascita del Comitato Nazionale di Bioetica in Italia. Come Marina Mengarelli ci ricorda, non è un organo super partes, perché i membri non sono eletti, ma sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi risente dell'influenza e della politica. Con su grande sorpresa Carlo Flamini viene nominato da Andreotti nell'anno della sua costituzione, nel 1990, quando finalmente anche l'Italia decide di dotarsi di questo organo consultivo, e viene chiamato da Andreotti a farne parte, e farà parte del Comitato Nazionale di Bioetica fino al 2018, escludendo una parentesi di 3 anni circa in cui Berlusconi effettuò la cosiddetta cacciata dei laici dal Consiglio per ingraziarsi l'elettorato cattolico. Flamini era un laico, convinto non di avere ragione, ma che esistano molte opinioni, molti modi diversi di guardare i problemi, che debbano essere presi nella giusta considerazione tutti, come scrive l'autrice. E per questo sosteneva che il Comitato avrebbe dovuto emettere avrebbe dovuto fare bioetica descrittiva, cioè presentare i problemi sotto i differenti punti di vista, senza però proporne uno come migliore di altri, mentre i pareri espressi dal comitato sono stati di solito prescrittivi, cioè animati dal desiderio di dare voce ai principi della morale cattolica, e per questo, come è stato più volte ricordato, scriveva degli ampi e dettagliati concili di dissenso che venivano troppo letti da pochi. E in questo clima l'autrice ci ricorda che ha visto la luce nel 2004 la legge 40 sulla fecondazione artificiale,
che è stata eufemisticamente chiamata procreazione medicalmente assistita. Questa legge è stata promulgata nel 2004, dopo quasi 20 anni in cui si veniva praticata in assenza di legge in Italia. E ci ricorda il cammino compiuto da questa legge, perché nasce nel 2000 sotto il governo Amato. Carlo Flamini viene chiamato anche a far parte di una commissione per lo scopo, ma questa legge viene, trova così ampia opposizione che la presentatrice della legge è costretta alle dimissioni. Verrà promulgata dopo 4 anni con un diverso governo, con un diverso presidente del Consiglio, in questo caso Berlusconi, ed è una legge oscurantista fatta di divieti, tant'è vero che viene subito proposta la sua abolizione con un referendum. L'opposizione a questa legge mira più che a una corretta informazione dei cittadini, visto anche la difficoltà dell'argomento, ma mira all'astensionismo, ed è infatti quello che si verifica. Andrà a votare il 25% degli aventi diritto, la legge rimane, ma non si ferma il suo cammino. Da parte di privati cittadini e associazioni inizia una serie di ricorsi a tribunali ordinari, a tribunali costituzionali, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la modifica di alcuni articoli della legge. E questa legge subisce ben 48 sentenze di demolizione, di modifica, e non è detto che il suo cammino si fermi, potrebbero esserci altre modifiche. Leggendo il libro si potrà seguire il cammino di altri diritti come la contraccezione, la relazione di cura, la possibilità di scegliere se e come curarsi e anche il diritto di morire. È un libro, appunto, è stato detto, commovente, però anche dei momenti divertenti. Ad esempio, quando Marina Mengarelli ricorda che gli ormoni ipofisari gonadotropi venissero all'epoca estratti dalle urine delle donne in menopausa e per questo scopo arrivassero all'ospedale dove lavorava Carlo Flamini delle autobotti cariche di urine provenienti dai conventi dell'Europa orientale. Oppure quando ricorda la scarsità di spazi in cui era costretto ad operare, per cui gli uomini che dovevano produrre il seme per la fecondazione artificiale dovessero farlo nei bagni di suor Ulderica, che era la responsabile del laboratorio. E, nonostante alcuni scivoloni come la legge 40, Marina Mengarelli ci ricorda, come è stato ricordato anche da Silvia Camporesi, che la bioetica avrebbe è un argomento molto interessante, vale la pena di continuare a coltivarlo, in quanto avrebbe dei campi molto più ampi che l'inizio e fine vita in cui viene di solito chiamata a rispondere. E sarebbe stato bello e utile conoscere a questo riguardo il pensiero di Carlo Flamini, che appunto avrebbe dovuto essere qui con noi, sarebbe stato un dibattito molto, molto animato e interessante. Ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie. Mi sentite? Aiuto. Chiara. Eccomi, mi sentite? Sì? Sì, 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 ti sentiamo. Bene. Allora, io volevo ringraziare tutti quelli che hanno parlato finora e chiedere a Marina se aveva qualche cosa ancora, in particolare se voleva ancora dirci qualcosa. Non lo sentiamo. Marina non è collegata. Adesso mi sentite? Adesso sì, adesso sì. Bene, bene. Allora, volevo dire due cose, una a Silvia e una a Pio Giorgio. Sulla sedia dei diritti, Silvia, sulla questione della sedia dei diritti, sono andata a cercare la pagina e l'ho trovata. Allora, è pagina 25 e dico: quella che è avvenuta a partire da quegli anni è fondamentalmente una frana, prima cognitiva e poi simbolica, provocata da un mutamento sostanziale di angolo di visuale. Una frana che ci ha consegnato alla fine un modo di considerare il mondo nel quale abitiamo, che ci consente di vivere le nostre scelte in modo più autonomo.
L'autodeterminazione, in sostanza, ci ha consegnato un nuovo punto di vista sul mondo, una postazione strategica dalla quale considerare in modo più lucido diritti e libertà. Oggi ci sembra persino impossibile immaginare un mondo diverso senza tutti i nostri diritti, quelli civili, vita, libertà, uguaglianza, libertà di azione, di espressione, ma anche quelli politici e sociali. La nostra cittadinanza, così come oggi la percepiamo, invece potrebbe esistere. Potrebbe succedere che la sedia sulla quale mi trovo seduta, che mi piace e mi accoglie per intero, solo per il fatto fortunato di essere nata qui e ora, cominci a restringersi. Oggi inizio a sentirmi appena un po' più stretta, più scomoda. Domani potrei trovarmi arrampicata su uno sgabello o finire direttamente per terra. Questo era il punto. Grazie. Tu facevi riferimento. Bellissimo. Bellissimo, grazie per averlo ritrovato. Veramente. Sì. Mi sembra che renda l'idea, cioè mi sembra concreto. Mi piace essere sempre anche concreta. Una cosa ancora, tu fai una, forse su questo magari anche Maurizio potrebbe intervenire. Tu metti una pietra in un campo, metti la tua pietra su una situazione, diciamo, complessa, che è quella della definizione di che cosa sia la bioetica, come dovrebbe essere, descrittiva, prescrittiva. Sì, è vero, Carlo ha sempre sostenuto che in particolare il CNB avrebbe dovuto avere un approccio descrittivo, però diciamo che nel caso del CNB, se fosse nato in un altro modo, se non fosse stato come è invece un organo di consulenza, diciamo fondamentalmente di emanazione politica, e magari fosse stato più simile a quello francese, che invece è un organo nominato dalla Presidenza della Repubblica, quindi fondamentalmente teoricamente extrapolitico, forse le cose sarebbero state diverse, forse magari anche lui avrebbe detto cose diverse. Nella situazione attuale, se un comitato costituito così come quello italiano diventa persino prescrittivo, le cose diventano belle complicate. Sono d'accordo con te che alla fine ci dovremmo forse domandare se davvero è possibile un approccio puramente descrittivo. Forse è vero fino a un certo punto, però ci sono situazioni nelle quali sarebbe meglio che fosse così, ecco, mettiamolo in questo modo. Va bene. Condivido. Per dire una cosa invece a Pier Giorgio, a proposito di quello che ha detto e che mi è stato anche già detto sulla possibile dimensione didattica di questo libro e sulla possibile utilizzazione di questo libro in ambito, diciamo, universitario, in un campo di questo genere. In effetti sono stata già coinvolta a Milano, farò una lezione i primi di novembre, da Marinisa D'Amico, perché lei ha ottenuto la cattedra Jean Monnet sui diritti delle donne nello Stato costituzionale, e mi ha chiesto di fare una lezione sui diritti riproduttivi a partire dal libro, e poi di rimanere con i ragazzi del corso per discuterlo con loro e leggerlo con loro. Cosa che mi ha fatto molto piacere, che ho trovato chiaramente molto interessante, anche perché effettivamente la mia finalità era molto didattica anche, e quindi non era soltanto un modo per, diciamo, ripercorrere delle strade soltanto per quelli che ci sono stati, che se li ricordano, ma era un modo invece per mostrare strade a gente che non le ricorda, a ragazzi che non le conoscono, a persone, a ragazze e ragazzi che non li hanno vissuti direttamente. Quindi la direzione didattica la trovo molto interessante, e mi farà certamente molto piacere se questo piccolo libro può, diciamo, essere uno strumento utile anche in questa dimensione. Visto che, se posso aggiungere qualcosa. Infatti stavo per chiedertelo. Allora, dunque, dal punto di vista della didattica, che sicuramente è una questione molto utile, però allora bisogna che segnali a Marina un antipatico refuso a pagina 105, dove parla della Commissione Santo Suosso, e dice presieduta da Amedeo, era lo zio di Amedeo, era Ferdinando Santo Suosso, o Fernando Santo Suosso. Amedeo
anche lui si occupa di bioetica, è presidente cioè è in corte d'appello adesso, ma ha posizioni significativamente diverse da quello del più anziano zio che scrisse in anni lontani sulla fecondazione assistita ed era fermamente contrario. Ho capito. Quindi Grazie della segnalazione. Pensavo di aver fatto anche di peggio, quindi va no, bene. no, semplicemente sono tutte e due. Io non ho mai conosciuto Fernando, che pure è un valente studioso, di cui lessi studiai il libro sulla fecondazione artificiale, come lui la chiamava. E che era un libro pubblicato originariamente addirittura negli anni 50 o i primi anni 60, e che poi proprio per questa sua competenza fu chiamato a fare la prima commissione quando in Inghilterra fecero la commissione Warnock, appena lì in Italia Fernando Santososo fece la commissione Santososo e non era Amedeo, ecco, solo perché poi gli studenti, siccome Amedeo si è occupato anche lui di fecondazione assistita, abbiano lì, e poi in una seconda edizione che senz'altro ci sarà del libro, e che auspichiamo sia corretto il refuso, basta, era quello. Invece Grazie. per quell'altra questione più generale sul Comitato Nazionale per la Bioetica, è chiaro che quando Flamini, come il mio maestro Scarpelli, come Eugenio Le Caldano, come Demetrio Neri, come tanti proponevano l'approccio descrittivo è chiaro che ha indirettamente una valenza normativa, ma la valenza normativa è indiretta, appunto, è successiva. Si dice, siccome ci sono varie posizioni in Italia, compito del Comitato è quello di articolare le diverse linee di argomentazione, e questo alla fine produce un'attenzione maggiore o minore all'una o all'altra, a seconda di quella che ha più filo da tessere, insomma, che è migliore. L'altra alternativa invece era quella precettiva, cioè di dire, ad esempio, gli embrioni, chi vuole sperimentare sull'embrione sbaglia per questo. Senz'altro il Comitato Nazionale per la Bioetica in una sua prima fase ebbe un tentativo in questo senso, forse non è sempre riuscito, e Flamini, come Scarpelli originariamente, volevano essere. Scarpelli ci è rimasto molto poco, poi per ragioni di salute, ma mentre Carlo è diventato, come si dice nel libro, una sorta di anticomitato interno al comitato stesso. Questo è un merito che Carlo ha sempre avuto fino alla fine e che gli va riconosciuto. L'ultima questione che vorrei dire è che Comitato Nazionale per la Bioetica ne ha fatte di tutti di più, e non voglio dire che perché adesso io dentro si faccia meglio, da tanti problemi. Però non idealizziamo troppo l'estero, non idealizziamo troppo il comitato francese o anche la situazione in Gran Bretagna, di fatto, o in Germania, o in Austria, o in Spagna, e neanche negli Stati Uniti. Di fatto tutti questi comitati a livelli nazionali, ormai quasi tutti gli stati ce l'hanno, hanno una funzione fondamentalmente politica, questo è un dato di fatto, e hanno un controllo politico. Io non so com'è esattamente la situazione con Nuffield Council, ma magari Silvia ci sa dire qualche cosa in più, ma anche il Nuffield Council non è quando opera, non è un gruppo di accademici che fa cosa accademica, fa una mediazione tra l'accademia e le esigenze politiche del momento, come è stata ad esempio con la commissione Warnock, che non dimentichiamoci, è stata istituita dal governo conservatore Thatcher. Basta, questo lo dico perché
c'erano questioni e in Gran Bretagna la Warnock fu criticata da chi aveva posizioni accademicamente molto più avanzate, diciamo, molto più di sinistra e non conservatrici. Basta, mi chiudo. Comunque il libro è molto interessante, invito gli studenti a fare domande se lo credono, in modo che magari poi si riesce a dare. Complimenti per la bella fotografia di Carlo qui che compare nella condivisione dello schermo. C'è qualcuno che vuole fare domande o un'osservazione? Emma, vuol dire ancora qualcosa? Sì, voleva dire qualcosa lei? No, io ma in realtà sì, no, no. Ecco. Sì, buonasera. Io ero solo curiosa di sapere quali fossero i punti di disaccordo in ambito bioetico su cui Carlo Flaminini e invece la moglie, cioè i punti di disaccordo tra Carlo Flaminini e la moglie, i temi. Non ho capito, non ho capito. Tra Carlo Flaminini e? E lei, la dottoressa. Ah, me! Scusate, scusate, solo un'osservazione. Il Covid ha prodotto una sorta di islamizzazione, perché ormai anche le signore hanno il viso coperto e basta, era solo perché suppongo sia, come si chiama l'allieva, è in presenza, ma ormai non sono riuscito a riconoscere chi è intervenuta, ecco. Sì, sono Biscola. Era Eleonora Biscola. Ecco, sì, mi pareva fosse Eleonora Biscola adesso al momento, ma l'ho più riconosciuta dalla postura, eccetera, perché il volto è giustamente tutto coperto e allora mi è venuta in mente l'islamizzazione, il burka che impedisce, ma va bene lo stesso, lo so che ormai bisogna andare in giro obbligatoriamente col volto coperto. C'è Emma Miotto che vuole ancora dire qualcosa. È solo una piccola domanda che si associa alla curiosità della mia collega. Mi chiedevo se abbia sovrinteso durante la stesura del libro, visto che già non era molto dell'idea di scriverlo questo libro, se poi si sia interessato di cosa stesse scrivendo o se l'abbia lasciata libera di parlare. Grazie. Allora, come ho detto prima, lui non è intervenuto assolutamente. D'altro canto io non gli ho fatto leggere il libro prima, nel senso che io scrivo e poi il libro è finito, e dopodiché se ci sono delle informazioni da aggiungere le aggiungiamo. Glielo ho fatto leggere e sono stata contenta che a lui sia piaciuto. Non abbiamo cambiato una virgola sul piano dell'organizzazione del libro, dei contenuti del libro, niente. Abbiamo soltanto aggiunto dei dettagli, perché magari io... Non... È andata via la voce? Non sentiamo. Lo so. Non si sente. Marina, ti sei scollegata. Marina, non ti sentiamo. Riproviamo? Ecco, adesso ti sentiamo. Va bene, non si è sentito nulla? Poco. Va bene, lo ricomincio a dirlo brevemente. Carlo intanto non si sarebbe mai sognato di intervenire sul mio testo. Non era nel suo... D'altra parte io gli avrei mai fatto leggere un testo perché facesse delle modifiche sostanziali. Ma abbiamo aggiunto elementi, dettagli, particolari. E lei che ha il microfono che va a ballerina. E poi vabbè, la domanda che aveva fatto lei, punti di disaccordo, se ci sente. Sì, io volevo dire una cosa.
Aspettiamo ancora un attimo. Sì, sì. Certo. Sì, sì, poi dica il suo nome prima. Va bene. Così. Aspettiamo di vedere se riusciamo a collegare. Essere Marina, perché si vede un triangolino sul suo, sì, suo sì. sito. Ora procediamo, qui abbiamo ancora una domanda. Prego, se facciamo la domanda che poi... Per prima però deve essere da Forlì, perché prima anche quando parlava Silvia, no, qualche volta è mancato qualche parte, almeno a me. Sì. Colpa di Forlì. Salve a tutti, sono Cizza. Volevo chiedere ai partecipanti di riflettere su questo tema, perché la libertà è un tema bellissimo, secondo me. Io poi mi sono appassionata particolarmente ultimamente perché ho deciso di fare un lavoro di tesi per questo master proprio sulla libertà e mi domandavo questo, cioè la mia riflessione partendo dagli spunti che avete dato su questo bellissimo libro è questa: la libertà è un concetto molto semplice e molto... Spieghiamo il video, glielo lo dici? Ok, perché non c'era più assolutamente né audio né video, quindi adesso, non so se adesso mi sentite. Sì, adesso la sentiamo. Allora adesso io sono, diciamo, mi visualizzate nella posizione di Marisa Fabbri che partecipava al dibattito, perché nella mia postazione si è impallato tutto. Va bene. Bene, la mia riflessione era sulla libertà e mi chiedevo questo, cioè la libertà è un concetto appunto difficile e semplicissimo. Allora, la libertà deve essere educata, secondo me. Ecco, bisogna aiutare, educarci noi prima di tutto a fare scelte libere, libere veramente, da come si dice, anche se è complicato. Ad esempio, mi viene in mente un esempio facilissimo di mia figlia che ha 9 anni, noi abitiamo in campagna, dobbiamo fare una piccola strada in bici, c'è una rotonda e io le dico: vai avanti tu, Giorgi, scegli tu, io sono qua dietro, ma scegli tu quando passare, perché mi interessa che lei impari a fare la rotonda in sicurezza. Lei mi dice: proprio lì la difficoltà, mamma, io non so scegliere quando io devo passare. Ecco, io mi fermo qua perché è una cavolata, una rotonda è una cavolata, però per una bambina di 9 anni è una cosa insormontabile. Per noi educarci, secondo me, a fare scelte libere, educarci alla libertà, perché non è che proprio la nostra educazione, ecco, sia basata sulla libertà, anzi piuttosto è basata sulla sul recepimento di precetti che ci vengono insegnati, a cui noi ci dobbiamo attenere per la buona educazione, la buona creanza. Allora, come dico io ai miei figli, la gastroenterologia è piena di gente che era benissimo educata e che ha problemi intestinali perché l'hanno educata benissimo. Bisogna fare attenzione all'educazione e anche all'obbedienza ai precetti che ci vengono insegnati, perché secondo me l'obbedienza è una cosa che va bene, ma deve essere un'obbedienza ragionata, quindi una libera adozione di quell'atteggiamento, di quel comportamento in relazione al ragionamento condiviso, che quell'azione lì, quel comportamento lì è adatto ed è giusto. Insomma, mi sono spiegata. Ecco, l'educazione alla libertà è difficilissima, la cosa più complicata del mondo, secondo me. Grazie. Grazie. Se qualcuno vuole rispondere a questo intervento sulla libertà. Marina, vuoi dire qualcosa? Ma diciamo che, come posso dire, sono un po' perplessa. Una libera obbedienza mi sembra complicata, insomma, da sostenere. Quindi credo che sia un argomento magari da approfondire tempo maggiore rispetto a quello che abbiamo noi in questo momento, perché il concetto stesso di educazione è un concetto così che andrebbe sottoposto a ragionamento,
a mio avviso, e usarlo, diciamo, in abbinamento alla libertà, secondo me, meriterebbe un approfondimento che magari chiamerei Maurizio a questo compito, che mi sembra decisamente nelle sue corde. E per chiudere invece su quello che dicevo prima, che credo di aver sentito, adesso mi sentite in questo momento? Sì, sì, bene. Va bene. Per chiudere su quello che qualcuno mi chiedeva sulle differenze tra me e Carlo, e non credo si sia sentito quello che ho detto prima. No. Come Teresa, no? No, non si è sentito. Siamo arrivati solo che tu hai finito il libro e Carlo si è trovato d'accordo. Va bene, allora lui non è intervenuto assolutamente sul libro perché era un uomo troppo rispettoso della libertà, quindi di tutti, anche la mia, e quindi non avrebbe mai messo mano a quello che io avevo già organizzato in questo modo, diciamo, di finita. Abbiamo soltanto aggiunto dei particolari dettagli, perché ci sono state cose alle quali io non sono stata presente e quindi ci sono state cose aggiustate e aggiunte. Il libro nell'insieme mi sembra che gli sia piaciuto, sono stata molto contenta che sia uscito praticamente il primo giorno che hanno aperto le librerie, nella metà maggio, perché insomma è stata una cosa bella che siamo riusciti a vederlo insieme. Le differenze tra Carlo e me fondamentalmente sono politiche, vorrei dire, non tanto in campo bioetico, perché lì sono molte cose che ci rendono simili. Io sono più una radicale dal punto di vista così politico, quindi oggi sono nell'associazione Coscione, e Carlo invece è sempre stato più dichiaratamente di sinistra, e solo di sinistra. Io su una serie di temi ho sempre discusso con lui, e è rimasto grosso modo sulla sua posizione. Grazie. Maurizio, vuoi chiudere? Hai qualcosa da dirci ancora? Dunque, io non è che ho più di tanto. Il discorso sulla libertà con Cidda lo svilupperemo nella tesina e vedremo di distinguere almeno qualche senso dei tanti in cui si può usare il termine libertà. Quanto a quest'ultima considerazione di Marina riguardante così le diversità di tipo politico in generale, Carlo è sempre stato un repubblicano romagnolo, insomma, questo non l'ha mai negato, che è una specie politica particolare, molto legata al senso di comunità, in fondo di grande rispetto sempre di tutti e degli altri, ma legato a un senso di comunità che mal si addice a certe posizioni radicali in linea col pannellismo, ecco, diciamo, che ha imperato e che continua anche nell'associazione Luca Coscioni. Ecco, quindi da questo punto di vista qualche volta, mi ricordo parlandone con Carlo, c'era qualche elemento di dire sì, va bene, dicono le cose giuste, ma il modo con cui sostengono le argomentazioni di sostegno non è sempre in linea, e questo pare che emerga in parte nel libro, ecco, in cui la figura di Carlo campeggia, ma che a volte ci sono questi elementi di dissonanza argomentativa, non sui diritti reali, ma sul modo di sostenere i diritti. Ci sono tante maniere di farlo, ecco. E su questo penso che il libro meriti sicuramente, come è già stato detto, ma molto bene, da Donatelli, da Silvia, da Maria Teresa all'inizio, e anche da Emma Miotto, tutti gli interventori, è senz'altro un libro che racconta una panoramica importante, e la vita di Carlo, attraverso elementi di vita di Carlo. Ecco, questo direi che è molto positivo, e ringrazio Marina di averlo scritto, ringrazio anche dalle citazioni che sono tutte perfette, e che è tutto a posto, ecco questo. L'unico difetto io l'ho già segnalato, e quindi va bene così, ecco, è un refuso che è capitato, ma va bene.
Per il resto è un libro che merita. Sì, è davvero un libro importante, diciamo. C'è esatto. Ancora un intervento di Emma Miotto. Volevo chiedere ancora una cosa all'autrice che mi è passato di mente, ma mentre leggevo mi chiedevo, quando trovasse il tempo di mangiare con lui, di vederlo, perché era veramente un uomo impegnatissimo, ci ha detto che partecipava, ha scritto che partecipava a tutti i convegni o anche le serate, come si è visto come c'è appunto nella foto di presentazione del libro, per cui in un anno aveva partecipato a più di 300 convegni o serate informative, insomma, per cui mi chiedevo quando riusciva a vederlo. Era davvero, mi chiedo come sia riuscita a fare tutto quello che ha fatto. Scusa Marina, prima di dare tu la risposta volevo dire una cosa. Guardate che Carlo Flamini è sempre stato presente alle altre edizioni del Master varie volte, no? con Marina stessa che venivano. E quest'anno l'avevamo già prenotato due volte, ma poi per varie ragioni una prima volta, l'anno scorso, non riuscimmo a chiudere la questione perché morì il cardinale Sgrecia e che aveva, e poi dopo ci fu la defezione di D'Agostino e tante altre questioni. E quest'anno l'avevamo già prenotato per maggio la questione, e poi il Covid ha cancellato tutte le prenotazioni. Ecco, era prenotato quando, per essere almeno in forma telematica qui a settembre. Basta, lo dico perché era un amico del Master, sempre venuto e con grande spirito di curiosità e di manteneva la platea degli studenti affascinata, ammaliava. Basta, scusa Marina, adesso ti cedo la parola. No, niente, ma è facile rispondere. Dunque, dato che appunto la vita era bella impegnata, quando è lui che deve chiudere, Franco deve chiudere il microfono, chiunti. Sì. Deve chiudere il microfono, se no sentiamo Marina Mengaretti. Ok. Posso parlare? Sì. Va bene adesso? Sì, sì, sì. Bene. Dicevo, la domanda può avere senso perché è stato talmente in giro sempre, ma la mia scelta è stata, da quando l'ho conosciuto e ho fatto un certo genere di scelte, anche lui ha fatto un certo genere di scelte, che non l'avrei più lasciato, che non ci saremmo più lasciati. Quindi in moltissimi di quegli incontri io ero anche, quindi non ci potevamo perdere, insomma, e un modo per mangiare qualcosa abbiamo sempre trovato, insomma, mangiare e bere ci è anche piaciuto sempre, quindi non siamo morti di fame. Grazie. Beh, chi vi ha conosciuti lo sa, che eravate sempre insieme. Avete ancora qualcuno? No. Allora, se non c'è nessuno ha più particolari osservazioni, qui a Palazzo Nuovo non ci sono più particolari osservazioni. Non so se per Giorgio vuol dire ancora qualcosa, o la dottoressa Camporesi. Ho perso un brano perché è andata via l'energia elettrica, forse la temporale a Roma. Quindi mi sono ricollegato ora, mi dispiace che mi sono perso qualche minuto. No, io ero rimasto al tema della libertà e la domanda che era, mi sembra che veniva fatta lì da voi a Torino forse, e volevo dire, diciamo, il modo in cui io, quindi se volete una battuta su questo, no, sulla libertà e l'educazione, che Marina tu poi stavi anche intervenendo su questo, no? Io diciamo che sono anche d'accordo che poi, e quindi diciamo la studentessa, sì, la dottoressa in aula, sono anche d'accordo che effettivamente vanno messe insieme, perché la bicicletta, quell'esempio, io penso che non sia fuori luogo, anzi sia importante, perché poi tutti questi tempi,
Fidarsi della libertà significa fidarsi delle persone che fanno delle scelte di cui poi si rendono anche responsabili. E quindi che le donne facciano delle scelte di cui si rendono responsabili, che tutti noi facciamo delle scelte di cui alla fine ci rendiamo anche responsabili. Per fare delle scelte di cui ci rendiamo responsabili, dobbiamo avere fiducia in noi stessi. Dobbiamo fidarci di noi, dei nostri desideri, della nostra esperienza. E l'esperienza può essere oggetto di fiducia nostra se l'abbiamo educata. È solo se noi ci siamo educati nella nostra esperienza di vita che possiamo effettivamente farne oggetto della nostra fiducia e quindi poi fare delle scelte etiche da soli, che non siamo mai soli, ma da soli senza, come dicono i filosofi, eteronomamente dover chiedere a qualcun altro come si deve agire, che è la cosa che noi non vogliamo, nel senso che le persone adulte dovrebbero essere in grado di fare della scelta, chiederanno dei consigli, ma non hanno bisogno che gli venga dettato da qualcun altro, da un papà, da una mamma, da un'autorità, che cosa è giusto. Loro sono in grado di vedere quello che è giusto. E per riuscire a fare e rendersene responsabile bisogna averla educata questa esperienza. Per come la vedo io la bioetica, che a un certo punto si era capitolo, aperto questo capitolo che ora però non tocco perché siamo in conclusione, in effetti Marina Mengarelli tocca un po' un problema di quello che è stato la bioetica nel nostro paese, soprattutto in quegli anni tremendi, in quel ventennio lì tremendo, dove Carlo ha fatto moltissimo. E tutto questo tema della bioetica è un tema di educazione dell'esperienza. È un tema, mi sembra che poi tutta la vita di Carlo Flaminia è stata aiutare a educare le donne e che le donne educano se stesse, cioè a educare a fidarsi delle proprie esperienze di donne, di persone malate, di persone che vanno incontro a un certo punto alla morte, non essere infantilizzati e quindi avere come dire, la forza e la lucidità del fidarsi della propria esperienza, dei propri desideri, delle cose che sentiamo e trarre delle scelte da questo. Quindi devo dire che nei limiti in cui questo è il campo, secondo me, educazione e libertà vanno insieme e la bioetica, per come la intendo io, è anche, cioè, argomentazione razionale, filosofia sono le cose che sappiamo, ma ha anche questa dimensione di educarci reciprocamente. In un contesto aperto, libero e democratico, educarci reciprocamente, le proprie esperienze, esporre, raccontarle, in questo modo impartirci reciprocamente una istruzione. E se noi ci istruiamo, ci educhiamo, come dire, reciprocamente, abbiamo fiducia nella nostra esperienza e possiamo, come dire, andare avanti con delle scelte che emanano da noi e non abbiamo bisogno di diventare bambini nei momenti un po' che ci danno ansia. E poi insomma Marina, questo è un testo che abbiamo anche poi, come dire, abbiamo anche condiviso insieme, no? Questo di come si lascia la vita e di come è importante all'inizio, ma poi in particolare alla fine, di esserci educati, aver educato se stessi al punto per cui delle scelte drammatiche le riesci a prendere in serenità, in maniera tranquilla, agevole e non hai bisogno di fuggire dall'ansia della situazione per rivolgerti a qualcun altro e quindi diventare bambino e non avere, come dire, il coraggio e la forza dell'autonomia morale. Però, Pier Giorgio, non mi piace educazione, forse perché educazione per me e linguaggio sappiamo quanto è importante, per me ha delle risonanze diverse, cioè io ci vorrei di più la dispensione della responsabilità individuale, la quale responsabilità individuale ovviamente è come posso dire un risultato alla fine di un processo che ha dentro la conoscenza, ecco, che secondo me è lo strumento per il quale si possono fare dei passi in avanti. Sei un'altra parola, trova un'altra parola per favore. Va bene, allora se è terminologico va bene, però come dire, questo tipo di scambio intellettuale che tu vuoi, che descrivi nel libro, lo possiamo anche descrivere come educazione. Secondo me la parola educazione non la dobbiamo regalare solo alla pedagogia degli autoritari. Ecco, la pedagogia paternalistica degli autoritari non deve essere gli unici che hanno, come dire, il copyright del concetto di educazione. Noi ci stiamo educando ora in questo tipo di colloquio che stiamo facendo. Capisco cosa vuoi dire, capisco cosa vuoi dire, però secondo me, siccome la conosciamo in un modo diverso, va sempre spiegato questo, ecco.
dobbiamo. Accetto questa tua cosa e quindi adesso mi dai la sfida sulla parola. Ci stiamo formando, diciamo questo. Insomma, l'educazione non mi piace. Bene. Parliamo di formazione. Grazie, ma io volevo che adesso ci chiudiamo, però ringraziare ancora Marina, che l'hai scritto, che sei qua oggi e come ho detto prima ti abbraccio affettuosamente. Grazie anch'io. Qualcuno vuole ancora? Maurizio, vuoi ancora dire qualcosa? O la dottoressa Camporesi ha ancora piacere di intervenire? Anch'io un abbraccio a Marina, che poi penso che ci vedremo presto a Milano, magari ci sentiamo per telefono, ma va bene. Volentieri, grazie Maurizio, sì, non ho ancora le date di Milano, ma sì. O il 5 o il 12 comunque dovremmo. Ah, il 12 sono già per Marilisa. Quindi forse 5. No, ma forse è proprio nello stesso giorno di fare una giornata intera. Allora sono già per Marilisa il 12, so che io avevo bloccato due date, le ho guardate, va bene, perfetto. Va bene, va bene. Sì, sì, ma anche io le ho tenute libere tutte e due. Era già più da mente. Io vi ringrazio, non ho altro da aggiungere. Possiamo poi continuare la conversazione sui consigli di bioetica britannici o quale sia migliore altrove, comunque condivido, non è che siamo messi meglio in Inghilterra. No, quindi grazie ancora Marina, grazie di avermi invitato, è un bellissimo libro, davvero. Grazie a te, mi fa piacere. Allora chiudiamo, io vi saluto, abbraccio anch'io Marina veramente con tanto affetto, la ringrazio in particolare per essere stata con noi e auguro a tutti una buona serata. Grazie anche a te Marina. Grazie. Partecipate al webinar del 29 poi. Vi aspettiamo. Grazie. Arrivederci, ciao Maurizio, arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci.